Un'estate davvero tutta da vivere nella nostra città, nel nostro territorio, con più di 45 eventi a cartellone. Un'estate tutta da vivere, Camerino presenta il suo cartellone estivo, una stagione piena di eventi tra arte, natura e sapori. Il 2021 sarà l'anno dell'arte e infatti già venerdì prossimo, 28 maggio, verrà inaugurato un nuovo allestimento nell'edificio Venanzina Pennesi. Grazie a un contributo regionale l'abbiamo riallestito e quindi non vi voglio spoilerare niente perché dovete venirlo a vedere. Troveranno sia le opere del Museo Civico che quelle del Museo Diocesano e anche delle chiese terremotate. Saranno visibili opere dei Boccati, le sculture contemporanee di Bartoccini, con un allestimento degno insomma di un museo. La mostra rimarrà aperta per tutta l'estate in concomitanza con un'altra esposizione di pittura che partirà a luglio. Che sarà la prima ad inaugurare nel cratere sismico dall'anno 2016 e soprattutto nel centro storico. Non voglio svelarvi di più perché poi l'andremo a scoprire nel corso dell'estate, però è davvero un qualcosa che ci riempie di grande gioia. Poi la natura con un ulteriore percorso trekking in aggiunta ai 6 presentati nel 2020, la Via Lauretana. Siamo in dirittura d'arrivo con le opere di collaudo per il percorso antico, quindi non quello diciamo cinquecentesco che è ancora in fase progettuale, ma il percorso più antico della Via Lauretana che nel tratto diciamo marchigiano tocca i comuni di Serravalle, Camerino, Castelraimondo, San Severino Marche e Treia. Un altro importante riconoscimento arriva dall'Associazione Nazionale Camperisti con l'assegnazione della bandiera gialla. E quindi davvero un turismo lento, un turismo a contatto con la natura, lontano magari dalle grandi masse, dalle grandi folle, quindi anche un turismo diciamo in linea con le prescrizioni di questa coda di emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo. Non mancherà il teatro e soprattutto tanta musica con il Phoenix Festival, il Camerino Festival e il Premio Urbani che quest'anno festeggia il 25esimo anniversario. Stiamo selezionando in questi giorni i tantissimi iscritti al premio, abbiamo come sempre tantissimi giovani talenti provenienti da tutta Italia anche dall'estero e quindi sarà una bellissima edizione che festeggia appunto la 25esima e abbiamo come ospite principale il presidente di giuria Stefano Di Battista, un grandissimo sassofonista italiano che prosegue sulla scia del grande sax di Massimo Urbani. Chiusura ancora con l'assessore che ricorda a tutti come sia possibile fruire con facilità di tutti i servizi del territorio scaricando l'app Camerino Meraviglia. Abbiamo presenti tutte le nostre strutture ricettive di ristorazione e quindi davvero a portata di click dall'audioguida al GPS che segna il percorso in montagna, il turista ha tutto nel suo smartphone e può godersi il nostro territorio bellissimo.